È la giornata mondiale dell'AIDS e noi abbiamo una casa famiglia, l'unica per questi ammalati terminali, nella regione Lazio, nella basso Lazio. Purtroppo si sta abbassando l'attenzione alla prevenzione e da quello che so aumentano i numeri. Anche questa giornata deve farci capire che i grandi valori della vita sono quelli che danno le risposte ad ogni problema umano. Io mi meraviglio sempre come anche dei nostri ammalati il modo di stare insieme, di riattivarsi, non solo da un contributo di riuscita nella salute per quanto è possibile, ma soprattutto rivivono le menti e i cuori donandoci una testimonianza che ci dà il sapore della migliore umanità.